Primo giorno ufficiale di calciomercato e primo squillo del Pescara sul fronte arrivi. Il Delfino infatti piazza il colpo Alessandro Rossi. L'attaccante di 22 anni rinnoverà con la Lazio. Prima di arrivare in prestito in riva all'Adriatico per dare una mano fondamentale a Pillon nella rincorsa alla Serie A nella seconda parte di campionato. Dopo l'avventura nella passata stagione sempre in Serie B con la Salernitana della Galassia allotito, per Rossi esperienza in Abruzzo per provare poi a tornare nella capitale. A dire il vero, durante il ritiro di Oronzo di Cadore in estate Rossi era già andato vicino al trasferimento a titolo temporaneo. Con il Lucerna sembrava ormai cosa fatta, ma all'ultimo momento c'era stato il dietrofronte. Il mister biancoceleste Simone Inzaghi infatti preferì tenerlo ancora sotto la propria ala. A conferma del fatto che l'affare sia praticamente in dirittura d'arrivo sono arrivate le parole dell'agente del ragazzo Donato Di Campli al sito lalaziosiamonoi.it, che ha dichiarato: al momento non è fatto assolutamente nulla, stiamo aspettando che il direttore sportivo Iglitare rientri dalle vacanze, sono decisioni che prenderemo di concerto con la Lazio. C'è un assoluto ottimismo verso il trasferimento di Rossi in prestito, non è giusto che resti là senza giocare. Ha fatto solo un paio di presenze in Europa League, ha bisogno di andare a fare minutaggio. Il suo futuro, conclude Di Campi, resta però senz'altro alla Lazio. Per un Rossi che arriva un Monachello che sembra sul punto di partire. La punta di proprietà dell'Atalanta non ha convinto del tutto e in più ha avuto qualche atteggiamento di insofferenza per le scelte del tecnico, che si affida ormai come punta centrale sempre più ad un Mancuso in forma spaziale. Per Monachello allora si prospettano alcune strade, sempre in cadetteria. O un ritorno all'Ascoli, dove ha già giocato l'anno scorso, oppure la Cremonese alla ricerca di un attaccante per il girone di ritorno. Curiosità, se Monachello dovesse scegliere davvero i colori grigio-rossi, alla ripresa del campionato domenica 20 gennaio potrebbe tornare subito allo stadio Adriatico per Pescara Cremonese. Continuano nel frattempo gli interessamenti per i giocatori della rosa biancazzurra che si stanno mettendo in evidenza. Genoa e Torino premono per Machin. I Granata stanno per salutare Soriano e il giocatore del Pescara è più di un'idea, così come il club di Preziosi, che potrebbe mettere nel mirino anche Andrew Gravillon, il difensore che sta suscitando apprezzamenti anche dalle big del massimo campionato. Non solo il Grifone, ma anche il Napoli pare averlo messo nel mirino, anche se il presidente del Delfino Sebastiani, rispondendo proprio sull'argomento ad un'emittente radiofonica partenopea, ha smentito per il momento l'offerta azzurra. È sprecato per la Serie B, ha detto Sebastiani. Non ho sentito nessuno del Napoli per Gravillon. Per ora siamo stati impegnati sul campionato e abbiamo cercato di non distrarre i nostri calciatori, quindi non abbiamo pensato al mercato. Sono sempre pronto, ha concluso Sebastiani, ad ascoltare le proposte di tutti, ma non abbiamo riscontri per il momento sull'interesse del Napoli.